Grazie, concludiamo la parte illustrativa di tutti i consulenti su questo progetto con il dottor Nicola Sganchikov, che è l'amministratore delegato della Sports Investment Group, che anche lui illustra le ricerche effettuate per AS Roma su vari aspetti, ad esempio l'adeguatezza dell'area prescelta. Prego. Prima di tutto vorrei ringraziare la Presidente Sensi e il team della Roma che mi ha coinvolto in questo progetto, siamo molto onorati di essere qui. Sarò molto sintetico, voglio dirvi solo tre cose. Prima, rispondere alla domanda perché serve un nuovo stadio, che mi sembra una domanda fondamentale. Secondo, darvi qualche dettaglio sul progetto. E terzo, qual è il valore di questo progetto per la Roma, quali sono i benefici, perché si fa. Cominciamo con la prima domanda, perché serve un nuovo stadio? Si parla molto del calcio inglese adesso, però magari vi sorprendo se vi dico che nel 2002-2003 le prime quattro squadre di Serie A avevano un fatturato di 713 milioni di euro contro i soli 684 delle prime quattro squadre della Premier League. In realtà eravamo avanti di 29 milioni di euro di fatturato. Quindi questo deficit con l'Inghilterra è una cosa abbastanza recente. Nel 2007-2008 gli stessi dati delle prime nostre quattro squadre fatturano 725 milioni, le prime quattro squadre della Premier League fatturano 1 miliardo e 69 milioni di euro, una differenza di 344 milioni di euro, che sono più di 80 milioni di euro per squadra. Se andiamo nel dettaglio, di questi 344 milioni di euro di deficit, 300 milioni derivano dai fatturati da stadio. Il più grande problema delle nostre squadre per essere competitive a livello europeo è i fatturati derivati o che non derivano dagli stadi. Quindi se guardiamo avanti 5 anni, se le nostre squadre riuscissero tra 5 anni tutte a avere lo stadio nuovo e colmare il gap, già avremmo 1,5 miliardi di euro indietro. Se fossero 8 anni sarebbero 2,5 miliardi. Quindi è impellente, anzi è un imperativo strategico per le squadre italiane e che la Roma coglie di pensare a sviluppare nuovi stadi che possono offrire nuove fonti di reddito. Quindi se mi chiedete perché servono nuovi stadi, non c'è altra alternativa. Secondo, nel progetto chiaramente abbiamo guardato molti aspetti di cui sono stati discussi, la configurazione, il design. Vi parlo un attimo della localizzazione dello stadio. Quando pensiamo a qual è l'area ideale per uno stadio, ci diamo principalmente cinque criteri di massima. Uno, deve essere un'area chiaramente di una grandezza adeguata per lo stadio e tutti i servizi attorno. La localizzazione, la posizione dovrebbe essere limitrofa al centro urbano, non troppo dentro per non causare problemi e non troppo lontano. Dovrebbe essere all'intersezione tra delle importanti reti infrastrutturali, sia viabilistiche e automobilistiche, che non di trasporti pubblici. Non deve avere dei contrasti particolari con insediamenti residenziali o direzionali già esistenti, quindi non troppo vicino. Anzi, dovrebbe poter portare delle sinergie, quindi di servizi nuovi, posti di lavoro nuovi a zone della città che ne hanno bisogno. E ultimo punto, che non è fondamentale, che però è un bel di più, dovrebbe essere visibile, perché un oggetto come uno stadio è talmente importante che se viene visto da milioni di persone è un valore aggiunto per la città. Guardando questi cinque criteri, se pensiamo all'area che è stata scelta, quella sulla via Aurelia, devo dire che su quasi tutti i fronti è assolutamente ottima quest'area. Se riusciamo a risolvere, lavorando insieme, il problema, la situazione dei trasporti, che chiaramente è fondamentale, credo che questa qui sia un'area che rispecchi i nostri criteri di selezione delle aree per gli stadi quasi perfettamente. L'ultimo punto è il valore creato da questo progetto. E di nuovo vi do un esempio per capire come un nuovo stadio può cambiare la vita di un club di calcio. Vi do l'esempio dell'Arsenal, che ha recentemente inaugurato l'Emirates Stadium. Nel 2002-2003 l'Arsenal aveva un fatturato di 150 milioni di euro, che è esattamente lo stesso livello di fatturato del Liverpool, due nemici storici. Nel 2007-2008 con il nuovo stadio, nel senso, senza il nuovo stadio Liverpool aveva un fatturato di 211 milioni, l'Arsenal di 264. Quindi l'Arsenal si è avvantaggiato notevolmente confronto al Liverpool e non è un caso che il Liverpool adesso sta assiduamente seguendo il progetto di un nuovo stadio tutto suo.
se pensiamo all'Arsenal, alla condizione economica dell'Arsenal nel 2002, era una società in crisi con dei problemi economici notevoli. Oggi l'Arsenal è una delle società al mondo, quotata anche in borsa, di più alto valore, una delle prime tre o quattro società al mondo in termini di valore per gli azionisti. Quindi la situazione dell'Arsenal è totalmente cambiata da quando è riuscita a lanciare il nuovo stadio. In conclusione vi dico che lo stadio per la Roma è una necessità assoluta, ma per tutte le squadre italiane e in particolare per la Roma. Lo stadio concepito è di livello mondiale, offre tutte le comodità degli impianti più moderni che si possono immaginare. Il design dell'architetto Giavanella lo farà diventare un'icona nuova per la città di Roma ed è anche un investimento importante per il contesto locale, dove porterà sicuramente molti posti di lavoro e un valore per i cittadini. Grazie mille. Grazie Nicola Sganci.